a metà strada tra Betania, dove c'era la casa di Lazzaro, e Gerusalemme, dove Gesù è stato fatto salire su un asinello. Ed è da questo luogo che inizia il solenne ingresso di Gesù in Gerusalemme. Siamo qui oggi pomeriggio mentre sta per partire questa processione, chiamiamola anche questa passeggiata, questa manifestazione di fede e soprattutto di entusiasmo in Gesù che entra in Gerusalemme. È la processione più importante di tutta la Terra Santa, ogni anno è un luogo di riunione di tutti i fedeli. È un giorno di festa, come è stato quel primo giorno, e in certo senso ancora di più, perché la presenza di Gesù l'abbiamo ancora e abbiamo anche questa speranza, questa certezza che la fede in Gesù continua, continua nel nostro cuore e continuerà e conquisterà tutto il mondo. La processione avanza, stiamo per valicare il Monte degli Ulivi. Molti sanno che qui alle pendici del Monte degli Ulivi c'è la cappella, la chiesetta del Pater Noster. Non sappiamo sicuramente se il Pater Noster è stato insegnato da Gesù in questo luogo, ma la tradizione lo mette qui in questa avvicinarsi che non fu soltanto nel giorno delle palme, ma di tanti altri giorni di Gesù da Betania a Gerusalemme. Qui il posto è bello, il panorama è bello, il posto era ancora più bello per il verde che c'era a quel tempo e si è sempre visto l'ambiente ideale per questo insegnamento della preghiera che riassume tutto l'insegnamento di Gesù ed esprime tutta la nostra fede. La processione sta scendendo a strada completamente piena e grida come 2000 anni fa, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco, lo sentiamo dai cori dei vari gruppi che fanno parte, che formano questo corteo, questo seguito di Gesù che entra così solennemente in Gerusalemme. Questa Gerusalemme che ci sta di fronte, e ricordiamo anche un'altra parola di Gesù quando gli scribi farisei dicono di far tacere la folla: se non grideranno questa folla che mi sta intorno, grideranno le pietre. Ecco, è una frase già che manifesta un po' di quello che sarà la Settimana Santa e il rifiuto di Gesù. Ma è bello oggi vivere questo momento di festa e viverlo con questo entusiasmo con cui lo sta vivendo la folla. Dopo questa discesa inizia il viottolo che conduce ripido verso l'orto del Getsemani e il Cedron. Anche noi ci immettiamo nel fiume di persone, di anime che credono in Cristo e scendono con Lui nel centro, nel cuore della città per vivere il mistero pasquale. Alle mie spalle la gente, il popolo che scende accompagnando Gesù. E di fronte la città di Gerusalemme e in particolare la spianata del Tempio, una visione bellissima, era bellissima anche per Gesù, ma vedendo la città tutta splendida in questo punto panoramico, invece che esultare si commuove e piange e dice quella famosa espressione: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia i pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. E poi la previsione della distruzione di Gerusalemme quando dice: ed ecco, la vostra dimora vi sarà lasciata deserta. Qui a pochi passi sulla mia destra c'è la piccola chiesa che ricorda il pianto di Gesù, il Dominus Flevit. Ma proseguiamo insieme alla folla esultando dietro a Gesù. Siamo ormai arrivati al fondo della valle del Cedron. Qui accanto vedete che c'è l'orto degli ulivi, appena più in là c'è la basilica del Getsemani. Qui la Domenica delle Palme Gesù scende e risale festeggiato verso la spianata del Tempio. Qui il giovedì notte scenderà per la sua preghiera nell'orto e nel cuore della notte arriverà Giuda ad arrestarlo insieme alle guardie mandate dai sommi sacerdoti
del Tempio. La giornata è festosa, noi viviamo intanto questo momento di felicità attorno a Gesù acclamato come Re. Sembra un titolo strano, ma è un titolo assai vicino, è un titolo sempre nuovo, è un titolo che vogliamo pronunciare con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra fede. Siamo arrivati alle mura di Gerusalemme, quelle mura tanto cantate nei Salmi, quelle mura e quella porta, qui dietro alle mie spalle la porta dei leoni, che si è spalancata per accogliere il Re della Gloria. Oggi non si può entrare sulla spianata del Tempio perché è diventata la spianata delle moschee, ma entriamo ugualmente nella città, nella vecchia città, e la processione finirà davanti al sagrato della chiesa di Sant'Anna. Entriamo. Ed ecco che la testa del corteo è arrivata qui davanti alla chiesa di Sant'Anna, questo luogo di fronte alla spianata attualmente delle moschee, che è legato al culto e alla venerazione per Maria. E qui davanti a me, come molti possono ricordare, c'è la piscina probatica. La processione delle palme termina ogni anno qui, in questo cortile antistante il convento dei Padri Bianchi, con il discorso finale e la benedizione del patriarca alla quale assisteremo.